Resta la libertà. E questo è il nome del progetto video di danza proiettato nella sala conferenze del Castello Svevo di Bari per l'ultimo appuntamento di Educational Castle, la rassegna pensata per avvicinare i cittadini alla fruizione del castello, frutto della collaborazione tra la compagnia di danza Equilibrio Dinamico, l'impresa di produzione Under 35 e il Castello Svevo di Bari e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Ballerini provenienti da diversi paesi del mondo a cura della compagnia pugliese Equilibrio Dinamico interpretano riempendo magistralmente lo spazio della storica struttura, un'idea artistica nata dall'incontro tra Roberta Ferrara, direttrice artistica di Equilibrio Dinamico, e i videomaker Tony Alla Terza e Stefano Caggianelli, e realizzata con il supporto della direzione del castello, dove il video è stato girato. Arriviamo con grande gioia alla conclusione di un anno ricco di soddisfazioni, in cui la programmazione è stata quasi interamente dedicata ai giovani che nel periodo del lockdown più di altri hanno vissuto la sofferenza di una reclusione. Anche in questo senso è da capire questo titolo che abbiamo dato a questa sperimentazione. Cos'è la libertà per noi? La libertà è avere la possibilità di confrontarsi su punti di vista differenti. Questo è essenziale. La danza è stata quindi un esperimento per poter arrivare a vedere questo iconico monumento di Bari, ma iconico per tutta la regione Puglia, in una prospettiva diversa, nuova ma armoniosa. Ed è questo il nostro augurio come Direzione Regionale Musei e come Castello Svevo, di cui io sono direttrice, ma mi sento di condividerlo con tutti i dipendenti e tutti gli operatori che mi hanno supportato e sopportato in questo anno, di dare un messaggio di positività affinché anche il nuovo anno sia proficuo, ricco di contenuti come questo trascorso.